Allora, quando avete sentito le intercettazioni di chi diceva, festeggiava quasi il disastro che era accaduto perché con la ricostruzione ci sarebbe stato un fiume di denaro, lei come si è sentito da padre di una vittima? Beh, intanto ho provato un senso di vergogna perché far parte di un paese dove si sfruttano le catastrofi, si sfruttano le morti per fare soldi, e questo sicuramente non è un modo dignitoso di vivere in un paese. Quindi mi sono vergognato come italiano. Però quelle intercettazioni mi hanno dato il senso della cosa. E da quel momento in poi io sapevo che non avremmo mai ottenuto niente a livello giudiziario, perché lì è stato proprio è venuto fuori il potere dei soldi che prevarica tutto. E quindi da quel momento sì, ci siamo scandalizzati nell'ascoltare quelle cose, però poi il senso vero, secondo me, era proprio questo. È stata una dimostrazione di potere bella e buona quella. Mi dispiace che tanti italiani non l'hanno capito, perché è lì che forse dovevamo accentuare la lotta, dovevamo veramente scendere in piazza tutti uniti per cercare di sfaldare questo sistema così corrotto, perché alla fine la tragedia dell'Aquila l'aspettavano. L'aspettavano tutti e è stata una manna dal cielo per l'economia di alcune persone, di alcune persone che fanno parte del sistema. E mi sono sentito così, veramente impotente. Impotente e guardi, io non so descrivere il mio stato d'animo, anche a ripensarci adesso. Pensare che mio figlio è morto perché era una persona corretta, perché rispettava le regole, e le regole sono fatte da quelle persone che ridevano quella sera, perché poi tra l'altro quelle persone che ridevano stanno comunque ricostruendo l'Aquila, eh. Non è che poi quelle persone sono state indagate, processate per quello che hanno detto, no, stanno comunque ricostruendo l'Aquila. Questo la dice lunga sulla serietà del nostro paese.